Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi vi mostrerò cosa mangio durante la giornata. Inizio con la colazione, solitamente mi faccio un tè oppure un infuso caldo al mattino e questa mattina ero di fretta, quindi ho mangiato semplicemente dei biscotti, avevo delle gocciole e dei nascondini in casa. Salto poi la merenda di metà mattina, passo direttamente al pranzo. Oggi mi sono fatta questo riso, solitamente mangio circa 90 grammi di riso e un etto di pasta, nel caso in cui mangi la pasta. E per fare il riso l'ho tostato con un po' di olio e uno spicchio di aglio per insaporire il tutto e sono poi andata a versare il brodo. Io utilizzo questo della Star che a me piace molto e ho aggiunto anche un pochino di piselli. Ho fatto un semplicissimo risotto con i piselli. Vado poi ad unire un po' di burro, un po' di grana in piatto, aggiungo anche un po' di prezzemolo ed ecco qui. Solitamente mangio soltanto il primo piatto a pranzo. Come merenda, spuntino super veloce, ho mangiato semplicemente una banana, io adoro mangiare come frutta le banane. Per quanto riguarda poi la cena, ho fatto qualcosina di più elaborato, tra virgolette. Sono andata a riscaldare dell'acqua, ho messo un po' di sale grosso perché sono andata poi a far bollire degli spinaci. Io adoro questi della Findus, ciuffetti primavera. Dovete sapere che io amo tantissimo gli spinaci, in questo caso non ne avevo nemmeno tanti per la cena di questa sera, però fa niente. Comunque, dopo averli fatti bollire per un po', li metto in una padella antiaderente con olio, aglio, sale e pepe e mescolo. Li faccio andare un po' in padella per far sì che prendano un pochino di sapore e si asciughino. Perdano un po' quell'acqua bagnaticcia, diciamo. Sono andata poi a cuocere del petto di pollo in una bistecchiera, questa dovrebbe essere antiaderente anche se secondo me ormai non lo è più. E per insaporire la carne io adoro utilizzare questo insaporitore di canna mela, che in realtà è un insaporitore per le patate fritte e arrosto, ma io trovo che sul pollo dia un sapore, un gusto buonissimo e a me piace davvero tanto. E quindi ecco qui impiattato il pollo con gli spinaci. Questo è stato un mini mini video per farvi vedere cosa mangio solitamente in una giornata. Io spero che vi sia piaciuto e ci vediamo presto con altri video sul mio canale. Ciao!